Ciao, ciao a tutti. In questo video vi voglio mostrare i regali che ho ricevuto per Natale. È un genere di video che a me piace sempre, sia farlo che vederlo, quindi ve lo propongo sperando che piaccia anche a voi e di alcune cose che vi mostrerò poi, siccome riguardano un po' le mie passioni. Prossimamente poi vedrete dei video recensioni o comunque li vedrete in altri video man mano che li andrò ad utilizzare. Al momento non ho ancora usato nulla perché ho messo tutto da parte per farvi il video, quindi vado anche velocemente, il più velocemente possibile, perché poi voglio andare a sistemare tutto e non vedo l'ora di iniziare diverse cose. Allora, all'inizio della mia famiglia, i miei genitori hanno pensato soprattutto di regalare a me e al mio compagno cose per decorare e sistemare casa, come una tovaglia natalizia, strofinacci, dei cuscini, un plaid per coprire il divano, in particolar modo un fermaporta a forma di gatto. Vi metto qui la foto. Noi abbiamo una porta che da sola non rimane aperta, quindi è veramente utile, è veramente carino. Di questi tipi di fermaporta penso che ne abbiate visto in giro tantissime. Nel periodo natalizio ci sono anche a forma di casette, Babbo Natale. Mia mamma ha scelto per noi il gatto nero, a me piace tantissimo, è veramente bello. Quindi è graditissimo. Poi mio papà in particolar modo ha pensato a delle zanzariere per alcune porte e finestre della nostra casa che non hanno la zanzariera e io non vedo l'ora di montarle. Sono zanzariere insomma abbastanza resistenti, non vedo l'ora perché tra l'altro la scorsa estate a un certo orario dovevo chiudere tutte le finestre perché la casa si riempiva di calabroni, quindi veramente utili. E in più, sempre insomma, dai miei genitori ho ricevuto questo porta tisane, tè tisane. In realtà io ne ho già altri due, pienissimi. Questo qua è invece ho deciso di utilizzarlo per sistemare all'interno di un cassetto i miei campioncini, che all'interno ho messo in bustine, di solito li divido per azienda, perché così piano piano insomma le vado a provare per potermene parlare, quindi sarà utilissimo per sistemare quel cassetto e anche perché poi diciamo sistemati i campioncini io vado poi a provarli un po' più facilmente perché mi rendo conto cosa ho da provare. Poi i miei fratelli insieme al fidanzato di mia sorella mi hanno regalato un maglioncino di cui vi metto qui la foto dal negozio, sarebbe quello che fino all'anno scorso era Rinascimento in centro a Bari, solo che adesso non vende più la marca Rinascimento, anche però vende anche adesso altre marche. Comunque il maglioncino è molto carino, un po' più corto davanti, un po' più lungo dietro. Molto molto caldo, quindi gratitissimo. Poi da una mia amica abbiamo ricevuto cose da mangiare, ovviamente già terminate. Da una mia cugina abbiamo ricevuto questa candela veramente decorativa con questi aghi di pino e si sente proprio l'odore del pino. Io non penso che l'accenderò, penso che proprio lo utilizzerò per decorare il salotto. Da mia zia, da una delle mie zie, poi abbiamo ricevuto un enorme cesto, c'erano dei vini, questo miele. Di miele italiano agli agrumi, utilissimo in questo periodo, anzi dovrei prendere un po' l'abitudine di prendere almeno un cucchiaino al giorno di miele che farebbe bene, insomma, anche come prevenzione un po' contro i mali di stagione. Dovrei farlo. E poi nel cesto c'erano anche per esempio un presepe, solo che io non mi sono dimenticata di fare la foto, l'ho già messo via perché ho già messo via tutte le decorazioni natalizie. Quindi c'erano anche delle cose di Natale e poi ecco dalla famiglia del mio compagno anche lì abbiamo ricevuto delle cose per la casa come un tappeto utilissimo, quindi diciamo tutte cose per sistemare meglio e arredare un po' casa. Poi passo a amiche e amici che fanno parte o meno del mondo di YouTube. Allora, parto con, vediamo qui, Silvia, Svita Svanina 01, insomma, la nomino spesso perché ci vediamo spesso. Allora, insieme a Regalino, lei in realtà mi ha dato due beauty addiction, adozioni, ecco, vabbè, ok. Scusatemi, perché lei con queste due fitopomate di Alma Briosa non si trova bene e io invece con la teoria del diavolo mi trovo benissimo contro i dolori e il mal di schiena. La Ventonic invece non l'ho mai provata, quindi ecco, poi l'artiglio del diavolo vi arriverà il video appena possibile. Questa poi quando l'avrò provata ve ne parlerò.
insomma, lei si trova un po' così, quindi li adatti a me che li apprezzo. E poi, allora, il regalo di Natale. Intanto, questa candela di Hearth Home, sono candele, come sapete, con cera, mi pare che sia di soia, comunque non contengono la paraffina. Questa in particolar modo è alla vaniglia francese, che è la mia profumazione preferita. Quindi graditissimo. E poi questa matita marrone di Avrilla, ve la swatcho. Vediamo qui. Vediamo se già vedete, è un bel marrone. Insomma, matita occhi. Vediamo se sì, riuscite a vederla. Se mai vi dico il numero, dovrebbe essere questo qua, il 502, il Terre Brûlée. Ecco. E poi altri due prodottini di una marca che io al momento non ho mai testato, non ho mai usato nulla, di Neo Bio, e sono la crema mani e il burro cacao. Allora, io al momento ho diversi burro cacao e creme mani, sia aperti che chiusi, quindi questo aspetto un po' ad aprirlo, perché come sapete di ogni prodotto di una stessa categoria a me non piace avere troppi cosmetici aperti. Quindi vorrei sapere da voi, per chi l'ha provato, se sono dei cosmetici, soprattutto la crema mani, adatto più al periodo estivo o al periodo invernale, così mi regolo poi del periodo di quando, ecco, potrò aprirlo. Insomma, fatemi sapere se l'avete provato e cosa ne pensate. Poi da parte di Sambettina su Instagram, ho ricevuto questo plate di cui vi metto la foto, caldissimo, utilissimo in questo periodo. È molto comodo anche da tenere addosso, per esempio quando sono alla scrivania, al computer che lavoro, edito video. Poi da parte di un'amica ho ricevuto un regalo che diciamo che lei non sapeva che io volessi, invece era una cosa che io desideravo e ci ha azzeccato benissimo, ed è questa tazza. Il coffee cup, credo che questa sia proprio anche la marca, fatta delle fibre, con le fibre del bambù. Allora, io, ovviamente, come vedete, molti prodotti io non ho ancora iniziato ad utilizzarli, quindi insomma, non vedevo l'ora di fare il video per poi sistemare tutto e iniziare ad utilizzarli. Questa è la tazza, ovviamente i colori sono bellissimi anche. Questa non vedo l'ora di utilizzarla con tutte le mie tisane per mantenere anche le bevande belle calde. Insieme a questa mi ha regalato, visto che ovviamente ho la passione per le tisane, una tisana che in questo periodo sto usando tantissimo e avevo anche finito, la IOGT Difesa Naturale, che io spero assumendola, di aumentare le mie difese immunitarie. Non è che ci stia riuscendo tantissimo, però come tisana, insomma, mi sta piacendo. E insieme a questo il burro cacao di Lavera, quella della linea Basis Sensitive. Gli ho sentito parlare benissimo di questo. Sì, anche questo per ora lo metto da parte, però non vedo l'ora di provarlo. E poi insieme due campioncini di Madara, che si vanno ad aggiungere agli altri che ho, e poi prima o poi inizierò un trattamento solo con Madara, perché adesso ho diversi campioncini. Poi andiamo avanti con Natalia, che qui su YouTube è Nati Naturals. Allora, lei mi ha dato innanzitutto il biglietto di Natale che crea lei stessa, è bellissimo. Insomma, se la seguite sul suo canale sapete che lei crea anche questi biglietti di auguri che sembrano acquistati, invece no, li crea lei, quindi sono stupendi. Insieme a questi c'erano questi dolcini presi da DM, dolcini che io non ho potuto mangiare perché insomma, penso che la maggior parte di voi lo sappia, sono intollerante al lattosio, anzi ho anche tante altre mille intolleranze, li ho offerti ad amici e loro mi hanno detto che sembravano dei cereali ricoperti di cioccolato al latte speziati alla cannella, si sentiva molto la cannella, comunque sono stati apprezzatissimi. E poi in questa confezione, che viene dalla bioprofumeria Biocchè di Viareggio, c'erano, adesso vi mostro, scusate il rumore che sicuramente sarà fastidioso. Allora, questa matita Natural Casual di Benecols nel colore Violet, non ve la swatcho perché è una matita che io ho esattamente di questa marca, di questo colore, quindi purtroppo, diciamo, il make-up è qualcosa che almeno io difficilmente riesco a finire, quindi al momento lo metto da parte, poi vedrò, però difficilmente finirò la mia matita, che è quella che ho già ho, e inizierò ad utilizzare anche questa.
quindi per ora la metto da parte. E poi questo ombretto sempre di Benecos, questo è il So What, questo molto bello. Ecco, questo ve lo swatcho se riesco ad aprirlo. Non so se vedete, è sul dorato, però ha un sottofondo rosato, secondo me. Non so se riuscite, forse sulla mano si vede meno rispetto alla cialdina, almeno con questi colori. Io non è che riesco tanto a vederlo bene dall'anteprima, cioè lo vedo dal vivo e comunque mi sembra ben scrivente. Secondo me si può utilizzare anche come illuminante. Insomma, poi lo proverò. E ve ne parlerò, anche se di make up ancora vi parlo poco, avete ragione. Andiamo avanti da Giulia, che è qui su YouTube, e Kina Yoshimoto, con la quale poi faccio i video sulle tisane, se non lo so, passano sulle tisane in collaborazione. Allora, anche lei ha creato, cioè mi ha inviato delle cose create da lei stessa. Mi piacciono tantissimo queste cose che le persone creano. Allora, intanto c'è anche lì, ha fatto questo bigliettino d'auguri, queste perline carinissime, molto molto carino. Poi ha proprio cucito lei, bellissimo, io queste cose non sono capace di farle, questa pochette, bellissima, poi ovviamente nei miei colori, e all'interno della pochette, vi mostro, tra l'altro mi pare che lì queste pochette, queste sue creazioni, ha iniziato anche un po' a venderle, quindi andando sul suo canale, ecco, le potete vedere. Allora c'era all'interno c'è questo Hair and Body Wash di Goheum, che è una marca anche questa mai testata, l'ho regalata ma non l'ho mai testata, quindi sarà utilissimo poi in questa mini taglia da portare quando andrò in piscina. Poi anche qui il burro cacao di Lavera, della versione sempre Busy Sensitive, però questo burro cacao, siccome il pacchetto l'ho aperto in presenza della mia nipotina, lei mi ha voluto mettere assolutamente il burro cacao, quindi l'ho provato e almeno la primissima impressione è stata positivissima, quindi benissimo, perché ecco, come burro cacao, io burro cacao comunque li uso, li finisco, quindi non è assolutamente un problema averne due, soprattutto se, ecco, mi è sembrato molto buono, quindi poi lo utilizzerò ancora e vedrò, però insomma mi è piaciuto tanto, quindi insomma lo utilizzerò. E poi due campioncini dell'erbolario, e a parte i campioncini, appunto perché, come vi ho detto, dell'erbolario condividiamo la questione tisane, mi ha inviato altre tisane da poter testare e poi ne parlerò nei video dedicati alle tisane, perché ne facciamo più di uno. Insomma, adesso periodicamente cerchiamo di pubblicarli. Poi ho ricevuto da Stefano di B&B, io soffio di natura by Stefano, questo pacchettone, che secondo me è stato tantissimo, che tra l'altro deriva dalla bioprofumeria talco e vaniglia. Ah, ecco, sono staccato il fiocchetto. Talco che vaniglia, che è una bioprofumeria, ce n'è una a Trento, e in realtà ne hanno aperto una qui nelle vicinanze, insomma più o meno vicinanze, che sono iniziata a seguire su Instagram e mi sembrano anche molto interessanti. Allora, vabbè, c'era anche un biglietto che ovviamente non vi faccio leggere, e vi mostro cosa mi ha regalato. Ovviamente graditissime, io tutte queste persone le ho già tutte ringraziate ovviamente. Ah, un attimo, che ci sono i campioncini che volano dalla busta, e li ringrazio anche adesso, però sanno quanto sono stati graditi i loro regali. Allora, lo shampoo dell'HD all'ibisco, questo è per la cute sensibile, è uno shampoo che ho già testato lo scorso inverno e mi era piaciuto molto, perché proprio lo utilizzavo quando a volte, a causa dei cappellini d'inverno o per chissà quale motivo, in effetti sento la cute un po' più sensibile. Quindi, cioè, per me è uno shampoo buono. È uno shampoo particolare per quanto riguarda il fatto della profumazione, della schiuma, perché è a base di erbe, come no, livello di shampoo dell'HD, però questo insomma mi è piaciuto e ovviamente è molto gradito. E è uno shampoo che utilizzo al momento, appunto quando sento la pelle un po' nella cute, un po' più sensibilizzata. E poi questo, che non ho ancora provato, ma mi incuriosisce anche tanto, anche questa, la crema mani e unghie protettiva e nutriente di Verde Sativa. Ecco, questa purtroppo, anche questa dovrò aspettare ad aprirla, però non
vedo l'ora. Poi è carino questo formato anche piccolo. Ecco, questo è 50 ml. Secondo me vanno bene le creme mani da 50 ml. Più grandi si fa fatica a terminarle, perché insomma non è che uno se ne mette per le mani, è una zona piccola, però ecco, non vedo l'ora di utilizzarlo. E poi insieme a questo c'erano qua diversi campioncini di questa marca che non conosco, Dr. Tuffy, ecco, Biovera. Questa è una maschera che volevo provare da un po', ne ho sentito parlare bene, quindi sono contentissima perché adesso la posso provare. Poi da un'amica, faccio un attimo fatica a prendere perché è pesantissima, da un'altra mia amica. Allora, intanto ho ricevuto questo cuore, sempre decorativo del pacco, una pochette in stile giapponese, è carinissima, troppo bella anche questa. Poi le pochette, vabbè, tra i viaggi, insomma, sistemazione anche di alcune cose in casa, si usano tantissimo. E poi questo portincenso che vi faccio vedere è pesante, per quello vi dicevo prima che facevo un po' fatica a prenderlo, perché mi sembra in pietra, bellissimo. Decorativo molto molto bello. Io ne ho uno vecchissimo in legno, però insomma questo è molto più bello. E qui ci sono anche quelli gli incensini piccolini, ecco questi qua, quelli a cono, che si possono mettere anche sul porta incenso. Quindi questi sono altri regali graditissimi. Poi, da una signora per la quale lavoro, ho ricevuto un regalo che anche di questo ne ho sentito parlare da tante ragazze, quindi a me incuriosiva, e quando l'ho vista sono stata contentissima. Un attimo, che è bello grande, ed è questo. Sarebbe il cofanetto di Equilibra, che contiene 4 tisane e lo sciroppo d'agave. Allora, vabbè, a parte la scatola bellissima che poi andrò a riutilizzare, perché togliendo questo, lo tolgo, ve la faccio un po' vedere. Ecco, è bella, molto bella in latta. Vabbè, insomma, non riesco a toglierlo, però poi lo toglierò. Allora, nella confezione abbiamo, come vi ho detto, queste tisane che sono snella e in linea, depurativa, relax e riposo e digestiva, e poi lo sciroppo d'agave. Fantastico, bellissimo, bellissimo regalo. Ovviamente delle tisane, poi ve ne parlerò nei soliti miei video sulle tisane. Poi da Jessica, che ultimamente ha riaperto il suo canale Miele e Cannella. Adesso, come vedete, alcuni pacchi li ho rimessi nelle loro confezioni proprio per non dimenticare e per poter bene parlare. Allora, questo c'è, cioè questa tisana della Pucca, vaniglia chai. Sì, le tisane della Pucca sto iniziando piano piano a berle, qualcosa mi piace, qualcosa no, insomma, anche questo ovviamente senza caffeina, con, qua dice anche cannella, quindi non vedo l'ora di provarla. E poi questo ombretto di Puro Bio. Solo che è uno degli ombretti, anche questo non ve lo swatcho, ve lo mostro solo, perché è un ombretto che io ho, che è questo, sarebbe lo 05, però è un ombretto di quelli che erano usciti, insomma, lo scorso Natale. E io avevo acquistato le palettine, vi avevo fatto anche il video recensione di quelle palettine, che se mai vi linko se vi può interessare, perché c'erano la recensione delle palettine e delle matite, insomma di tutto un po' il make up che era uscito, che io avevo acquistato. E quindi ecco, anche questo per ora lo metto da parte, vedrò, perché ovviamente come ombretto sì, io lo sto usando perché mi piace tanto. Vi ho fatto anche vedere dei trucchi realizzati con delle foto sugli altri miei social, però ovviamente è un ombretto che durerà tanti per sempre secondo me, perché ne ho altri anche da usare. Poi da una coppia di amici, diciamo io e il mio compagno, abbiamo ricevuto una cosa proprio simpatica, veramente simpatica. Allora, intanto vabbè, qua c'era, forse ve lo posso far vedere, questo aggeggino in silicone, forse così è dritto, per poter mettere diciamo, attaccare il cellulare sul parabrezza della macchina, che è già in funzione, è già in macchina. Poi questo infuso per le tisane a forma di coniglietto, ma è simpaticissimo. Come vedete, sì, è ancora incartato perché appunto non l'abbiamo ancora utilizzato, però è simpaticissimo. Ah, che morbido! È proprio diciamo tutto in silicone. E poi, vabbè, iniziate a sentire le cose che iniziano a cadere ovviamente. Questi sarebbero degli aggettini
pezzettini, non so, anche questi in silicone per tenere il coperchio, per mantenere il coperchio aperto, ma sono simpaticissimi, veramente. Vediamo se riesco, non riesco a farli uscire, eccoli, ma che carini, non so neanche chissà da dove li hanno presi, ma veramente veramente simpatici. Ecco questi qua. E poi da Chicca, di Le Chicche di Chicca, che adesso tra l'altro ha un altro canale anche YouTube, Chicca Snails, perché lei si occupa anche di decorazione delle unghie, quindi giustamente, anzi finalmente ha aperto anche l'altro canale. Allora, ho ricevuto questo paio di calzini da Calzedonia con questa farfallina bellissima. Troppo bella, riuscite a vederla? Sì, questi calzettini. E poi questo smalto della Minai Camaleont, che mi pare sia uno di quegli smalti che poi cambiano colore. Insomma, devo studiarmelo ancora bene e vederlo, però è sul viola. Non so se cosa riuscite a vedere, però insomma, io vedo pochissimo dall'anteprima. Vabbè, poi quando me lo metterò, vi farò una foto sui miei social, ecco, e ve lo mostrerò meglio. E basta. Ah, avevo ricevuto anche da un'azienda un regalo proprio di Natale, questo da Officina Natura, il pacco con gli innovativi. Di questo vi ho fatto il video, diciamo spacchettamento, in cui vi ho mostrato il suo contenuto, che vi linko perché non si tratta di una collaborazione, è stato proprio un regalo di Natale da parte dell'azienda, di cui ovviamente poi vi farò le recensioni. Tutto qui. Sì, sono andata un po' veloce, insomma, spero che comunque il video o vi abbia dato qualche consiglio, qualche spunto. Insomma, adesso inizieranno tutti di nuovo i compleanni, quindi delle idee potrebbero essere sempre utili. Spero che comunque il video vi sia stato anche, insomma, un po' utile o comunque di piacere. Scusatemi come sempre se mi imbroglio ogni tanto con le parole, e va bene, questo è il bello della diretta, tra virgolette. Io i video, insomma, più o meno non li taglio, vanno bene così e basta. Poi ecco, in realtà dovranno arrivare altri video che riguardano ancora un po' l'anno scorso, quali quelli definiti. Me ne mancano ancora due, il mese di novembre e dicembre, e poi tanti tanti altri video. Insomma, se rimanete connessi col mio canale li vedrete. Io ecco, vi saluto quindi e vi rimando ai prossimi video. Ciao.